tesoro. Non mi va troppo. Avresti forse un po' di vodka? No. Non bevo vodka ogni giorno. Poi con quest'afa. Balia, da quanto tempo ci conosciamo? Tu sei giunto qui, in queste contrade, quando era ancora viva Vera Petrovna, la madre di Sonia. Quando lei era ancora viva venisti da noi per 2 inverni. Vuol dire che sono passati 11 anni. E forse anche di più. Sono cambiato molto da allora. Molto. Allora eri giovane e bello, adesso sei invecchiato. La bellezza non è più la stessa. Diciamolo pure. Ti piace la vodka? Sì. In 10 anni sono diventato un altro uomo. E qual è la causa? Mi sono troppo affaticato, vai. Dal mattino alla sera sempre in piedi. Non conosco riposo. E di notte sotto le coltri sto con la paura che vengano a trascinarmi da qualche malato. Da quando ci conosciamo non ho avuto un giorno libero. Come non invecchiare? E la vita stessa è noiosa, stupida, sudicia. Risucchia questa vita. Attorno a te solamente bislacchi. Nient'altro che bislacchi. E se vivi con loro 2 o 3 anni, a poco tu stesso, senza vedertene, diventi un bislacco. Inevitabile sorte. Sono diventato un bislacco, Maria. Quanto a istupidire, non sono ancora istupidito. Grazie a Dio. Il cervello ha il suo posto, ma i sentimenti si sono alquanto affievoliti. Non voglio niente, non ho bisogno di niente, non amo nessuno. Forse sulla teoria. Da bambino avevo una simile balia. Puoi mangiare? No. La terza settimana di Quaresima sono andato a Malizkole per una epidemia. Tifo petecchiale. Nelle isbe la gente è ammucchiata, sudiciume, fetore, fumo. Bestie sul pavimento assieme ai malati. I maialetti pure. Mi affannai tutto il giorno senza sedermi, senza toccar cibo. E quando giunsi a casa la sera, non mi diedero tregua. Mi portarono dalla stazione un ferroviere. Lo adagiai sul tavolo per operarlo. E lui mi muore sotto il cloroformio. Ed ecco, quando non era più necessario, si svegliarono i miei sentimenti. E la coscienza prese a rimordermi, come se proposito lo avessi ucciso. Mi sedetti, chiusi gli occhi, così, e pensai, coloro che vivranno dopo di noi fra 100 o 200 anni e per i quali adesso noi apriamo la strada ci ricorderanno con una parola buona. Balia, è vero che non ci ricorderanno? Gli uomini no, ma in compenso sarà Dio a ricordarci. Grazie. Hai parlato bene. Sì. Sì, sì. Vai. Hai dormito abbastanza? Molto. Da quando abita qui il professore con la sua consorte, la vita è uscita dai binari. Dormo con ritmi sfasati. A colazione, a pranzo, mangio ogni sorta di intingoli, bevo vino. È malsano tutto questo. Prima non c'era un minuto libero. Sonia e io lavoravamo. E come? Invece lavora solo Sonia. E io dormo, mangio, bevo. Non va bene. Beh, sì.
professore si alza sempre alle 12 e il samovar vuole sempre al mattino aspettandolo. Quando non c'erano si pranzava sempre all'1. Adesso che ci sono loro alle 7. Il professore di notte legge, scrive e d'improvviso verso le 2 il campanello. Che succede, Dio mio? Il tè. Sveglia la gente per lui, riscalda il samovar. Bel sistema. E resteranno ancora a lungo? 100 anni. Il professore ha deciso di stabilirsi qui. Anche adesso. Vedi? Il samovar è già da 2 ore sulla tavola e loro sono usciti a passeggio. Ma vengono, vengono. Non ti agitare. Magnifico, magnifico, vedute stupende. Sì, caro, straordinario. Papà, domani andremo alla foresta dei Maniali, ti va? I signori, in te. Amici miei, servitemi il tè nello studio, per favore, per oggi ho ancora qualcosa da sbrigare. Fa caldo, c'è Alfa e il nostro grande scienziato ha il cappotto, le calosce, l'ombrello, i guanti. Vuol dire che si riguarda. Ma com'è bella lei, com'è bella. Nell'intera mia vita non ho visto donna più bella. Se vado per i campi, se passeggio nel giardino ombroso, se guardo a questa tavola, io provo un'ineffabile beatitudine. Gli uccellini cantano, il tempo è meraviglioso, noi tutti viviamo in pace e concordia. Che cosa ci manca? Gli occhi? Una donna stupenda. Racconta qualcosa, Vanni. Che cosa? Non c'è niente di nuovo. Niente. Vecchio. Io sono sempre lo stesso e forse peggiore, perché mi sono impigrito, non faccio niente, soltanto borbotto come un vecchio barbagianni. La mia vecchia cornacchia, mamma, balbetta sempre l'emancipazione femminile. Con un occhio guarda la tomba e con l'altro cerca nei suoi dotti libri l'aurora di una nuova vita. E il professore? E il professore, come al solito, se ne sta da mattino a tarda notte nel suo studio a scrivere. Lodi scriviamo, coraggiosi e forti, ma è una lode però che ci conforti. Povera carta, scrivesse almeno la propria autobiografia. Che soggetto magnifico, un professore in pensione, capisci? Un vecchio pedante, una tinca sapiente, gotta, emicrania, reumatismi, il fegato gonfio per la gelosia e per l'invidia. Abita questa tinca nella tenuta della prima moglie, vi abita di malavoglia perché abitare in città non è per la sua tasca. Eternamente si lagna dei suoi malanni, sebbene in sostanza sia straordinariamente fortunato. Pensa un po' che fortuna, figlio di un semplice sacrestano, ha fatto il seminarista, la carriera accademica e ha ottenuto la cattedra. È diventato eccellenza, genero di un senatore, eccetera, eccetera. Tutto questo non ha importanza del resto. Ascolta, quest'uomo, esattamente da 25 anni, insegna e scrive d'arte senza capirne nulla. Da 25 anni vi mastica le idee altrui sul naturalismo, sul realismo e simili frottole. Da 25 anni insegna e scrive ciò che gli intelligenti è ormai noto da tempo e per gli stupidi non è interessante. Vuol dire che da 25 anni blattera. A vanvera. E tuttavia, che presunzione, che pretende. È andato in pensione, non c'è anima viva che lo conosca, ed è tutto sconosciuto, vuol dire che per 25 anni ha occupato il posto di un altro. Eppure, guarda, vincente come fosse un semidio. Tu lo invidi, mi pare. Sì, lo invidio. E che successo con le donne? Nessun Don Giovanni ha conosciuto un così pieno successo. Bella e mente creatura,
e sua suocera lo adora ancora oggi. E ancora oggi egli gli incute un sacro terrore. La seconda moglie, bella, intelligente, lo vede vista allora, lo sposo già vecchio, sacrificandogli la bellezza, la giovinezza, la libertà, il proprio brio. Perché? Per quale ragione? È fedele al professore? Sì, purtroppo. Perché purtroppo? Perché questa fedeltà è falsa dal principio alla fine. È piena di retorica, ma priva di logica. Tradire il vecchio marito che non puoi sopportare è immorale. Sforzarsi di soffocare in se stessi il povero sentimento e la viva giovinezza è immorale. Vania, non mi piace quando parli così, perché vedi, chi tradisce la moglie e il marito è sleale. Potrà dire anche la patria. Ma sta zitto, Cialdone. Permetti, Vania. Mia moglie mi scappò col suo amico 2 giorni dopo il matrimonio a causa del mio aspetto disavvenente. Ma non per questo ho mancato al mio dovere. Io l'amo ancora e le sono fedele. L'aiuto come posso e ho dedicato tutto il mio patrimonio all'educazione dei bambini che ha messo al mondo con l'amico. Ho perduto la felicità, ma mi è rimasta la dignità. E lei? Sotto l'influsso delle leggi di natura, la bellezza è sfiorita, l'amico è morto. Che cosa le è rimasto? Sono qui. Per suo marito. Lei ha scritto che è molto malato, reumatismi e non so che altro, e invece sta bene. E ieri sera mio marito era di cattivo umore e si lagnava per il dolore alle gambe. E oggi non c'è niente. Ed io ho galoppato a rotta di collo per 30 miglia. Ma non fa niente. Non è la prima volta. In compenso resterò da voi sino a domani, almeno potrò dormire quantum satis. Benissimo. È così raro che lei pernotti da noi. Scommetto che non ha pranzato. No, Sonia, non ho pranzato. E allora pranzerai insieme a noi. Adesso pranziamo alle 7. Ah! Che c'è, nonna? Ho dimenticato di dirlo al professore. Perduto la memoria. Ho ricevuto oggi una lettera da Charkov, da Pavel Alexievich. Mi ha mandato il suo nuovo opuscolo. Interessante? Interessante, ma alquanto strano. Confuta ciò che difendeva 7 anni or sono. È terribile. Non c'è niente di terribile. Leva il tempo. Ma io ho voglia di parlare. Saranno già 50 anni che parliamo, leggiamo opuscoli. Sarebbe tempo di finirla. Chissà perché ti dà fastidio ascoltare quando parlo. Scusami, Vania, ma nell'ultimo anno sei così cambiato che non ti riconosco affatto. Eri un uomo di precise convinzioni, una personalità luminosa. Oh sì, ero una personalità luminosa. Non illuminava nessuno. Ero una personalità luminosa. Non si può fare dello spirito più velenoso. Adesso ho 47 anni. E sino all'anno passato anch'io, come lei, mi sforzavo a bella posta di annebbiare la mia vista con questa sua scolastica. Per non vedere l'autentica vita e pensavo di far bene. Ora invece, se sapesse, la notte non dormo, dalla stizza, per il rammarico di essermi lasciato scappare il tempo in cui avrei potuto avere tutto ciò che adesso mi rifiuta la mia vecchiaia. È come se tu incolpassi le tue convinzioni di prima. Non esse sono colpevoli, ma tu hai la colpa. Hai dimenticato che le convinzioni in sé non valgono nulla, sono lettera morta. Bisognava agire. Agire. Non tutti sono capaci di trasformarsi in uno scrivente moto perpetuo. Come il suo professore. Cosa vorresti dire?
Non parlo più. Chiedo scusa. Entra un garzone. Dottor Astro è qui. Dottore, sono venuti a cercarla. Da dove? Dalla fabbrica. Questo ci voleva. Ebbene, bisogna andare. Fa rabbia, che diavolo. È un vero peccato. Dalla fabbrica venga a pranzare. No, Sonia, sarà già tardi, ma che... ma che... Senti, mio caro, portami un bicchierino di vodka. Ma che... ma che... In una commedia di Ostrovsky c'è un uomo con un grande ascesso e piccole attitudini. Quello sono io. Ho l'onore, signori, signora Elena Andreevna. Se una volta o l'altra farà un salto da me assieme a Sonia Alexandrovna, sarò sinceramente contento. Ho una minuscola tenuta di tutto 30 ettari, ma se la interessa, un giardino modello e un vivaio che non ha uguali per mille miglia all'intorno. Accanto a me la foresta demaniale, il guardaboschi è vecchio, sempre malato, sicché in sostanza sono io a preoccuparmi di tutto. Mi hanno già detto che lei ama molto le foreste. Certo. Ma non disturba la sua vera vocazione? Lei è un medico. Solo Dio sa quale sia la nostra vera vocazione. Ma è interessante. Sì, interessante. Lei è ancora giovane. Non le si danno più di 36-37 anni. E mi sembra che tutto questo non sia poi così interessante come lei dice, sempre foreste e foreste. Deve essere monotono. No, è straordinariamente interessante. Ogni anno il dottor Astro pianta nuove foreste e ha già ottenuto una medaglia di bronzo ed un diploma per questo. Egli si adopera perché quelle antiche non vengano sterminate e se lo ascolterà sarà pienamente d'accordo con lui. Egli dice che le foreste abbelliscono la terra, insegnano all'uomo ad apprezzare il bello. Gli ispirano un umore maestoso. Le foreste addolciscono il clima rigido, nelle contrade in cui il clima è più dolce si sciupano meno energie nella lotta con la natura, perciò l'uomo che vi abita è più dolce, è più tenero. Gli uomini di quelle contrade sono belli, affettuosi, facilmente emotivi. Il linguaggio squisito, i movimenti graziosi, tra di loro fioriscono le scienze, le arti. La loro filosofia non è lugubre e si comportano verso le donne con elevatezza. Brava, brava. Tutto ciò è piacevole, ma non persuasivo. Per cui permettimi, amico mio, di continuare ad accendere le stufe con la legna e di costruire rimesse di legno. Vania, tu puoi accendere le stufe con la torre e le rimesse costruirle di pietra. Va bene, lo ammetto, abbatti foreste se è necessario. Ma perché sterminarle? Foreste russe scricchiano sotto l'ascia, periscono miliardi di alberi, sono devastati i rifugi delle bestie e degli uccelli, si insabbiano e seccano i fiumi, scompaiono senza rimedio meravigliosi paesaggi, e tutto questo perché all'uomo indolente manca il buon senso di ricavare dalla terra il combustibile. Non è vero, signore Alessandro? Bisogna essere barbari sconsiderati per ardere nella propria stufa questa bellezza. È da distruggere ciò che noi non possiamo foggiare. L'uomo è dotato di intelligenza, di forza creativa per moltiplicare ciò che gli è dato. Sinora però egli non ha creato, ma ha distrutto. Le foreste si fanno sempre più rare, i fiumi si seccano, la selvaggina si è estinta, il clima è guastato e di giorno in giorno la terra si fa sempre più povera e più brutta. Vania, tu mi guardi con ironia e tutto ciò che io dico ti sembra futile. Forse in effetti è una bislaccheria. Ma quando sento stormire la mia giovane foresta piantata dalle mie mani, o quando pianto una betullina e la vedo poi verdeggiare, piegarsi al vento, l'anima mia si riempie d'orgoglio ed io... ma... devo andarmene. Tutto ciò probabilmente è una bislaccheria in tutti i conti. Ho l'onore di salutarvi.
lei, Vania, si è comportato di nuovo in un modo impossibile. C'era proprio bisogno di irritare sua madre, Maria Vasilievna, di parlare del moto perpetuo. E oggi a colazione mi si è chiato di nuovo con mio marito. Ma come meschino tutto questo? Ma se lo detesta? Non c'hai ragione di detestarlo. È come tutti gli altri, non peggio di lei. Se lei potesse vedere il proprio viso, i propri movimenti, quanta pigrizia di vivere c'è in lei. Quanta pigrizia. Pigrizia e noia. Tutti biasimano mio marito, tutti mi guardano con compassione, sfortunata, un marito vecchio. Questa simpatia per me come la capisco? È proprio come ha detto loro il dottor Astro. Voi rovinate sconsideratamente le foreste e presto sulla terra non resterà nulla. Stessa sconsideratezza rovinate l'uomo e presto grazie a voi sulla terra non resteranno né fedeltà né purezza né abnegazione. Perché non può vedere con indifferenza una donna che non sia sua? Perché in tutti voi, ha ragione dottore, siete il demone della distruzione. Voi non avete pietà né delle foreste né degli uccelli né delle donne. L'uno e l'altro. Non mi piace questa filosofia. Il dottore ha uno stanco viso nervoso. Un viso interessante. A Sonia piace. Ne è innamorata, è evidente. E io la capisco. Quando abito qui è già venuto 3 volte. Ma io sono timida, non ho conversato con lui come avrei dovuto. Non gli ho fatto buona accoglienza. Avrà pensato che io sia cattiva. Probabilmente noi due vani. Siamo così amici perché siamo entrambi seccanti e noiosi. Seccanti. Non mi guardi in quel modo, non mi piace. Posso guardarla diversamente se l'amo. Mia felicità, mia vita. Mia giovinezza. Lo so, le probabilità che lei mi corrisponda sono minime, uguali a 0, ma mi permetta soltanto di guardarla. Di udire la sua voce. Piano, possono sentirla. Mi permetta di parlarle del mio amore. Non mi cacci via e già questo sarà per me una grandissima felicità. C'è. Sonia, sei tu? No, sono io, Elena. Tu, Elena. Un dolore insopportabile. Il prete è caduto per terra. Alexander, io chiudo la finestra. No, soffoco. Ero appena assopito e ho sognato che la mia gamba destra fosse di un altro. Mi sono svegliato per il dolore lancinante. Che ora è? 20:30. Domattina cercami in biblioteca Batiusco. Mi sembra che ci sia. Eh? Cercami domattina Batiusco. Ricordo che lo avevamo. Ma perché respiro con tanta fatica? E sei stanco? Sono 2 notti che non dormi. Maledetto. Ripugnante vecchiaia. Il diavolo se la porti. Dicono
petto viene, flangina pectoris si è venuta dalla cotta. Paura di fare la stessa fine. Invecchiando sono diventato ripugnante a me stesso. E per tutti deve essere ripugnante guardarmi. Tu parli della tua vecchiaia con un tono come se tutti noi avessimo colpa che tu sia vecchio. Sei tu la prima a provare ripugnanza. Del resto hai ragione. Non sono stupido, capisco. Tu sei giovane, sana, bella, puoi vivere. Mentre io sono vecchio, quasi un cadavere. Certo, è stupido che io sia ancora al mondo, ma aspettate. Presto vi lascerò tutti liberi. Non dovrò trascinarmi ancora a lungo. Sono sfinita. Taci, per amor di Dio. Ora vieni fuori che per causa mia tutti sono sfiniti. Si annoiano, rovinano la propria giovinezza. Solo io mi godo la vita e sono contento, ma certo. Taci, mi stai torturando. Io torturo tutti, certo. È insopportabile. Dimmi, che vuoi da me? Niente. E allora taci. Ti prego. Strano. Se apre bocca Vania, ma quella vecchia idiota di Maria, niente. Tutti ascoltano. Ma basta che io dica una sola parola, perché tutti cominciano a sentirsi infelici. Persino la mia voce è ripugnante. Ebbene, ammettiamo. Io sono ripugnante. Sono un egoista, un despota. Ma forse nemmeno in vecchiaia ho un certo diritto all'egoismo. Non me lo sono forse meritato. Non ho forse diritto, io vi chiedo, a una vecchiaia tranquilla, al rispetto da parte degli altri. Nessuno discute i tuoi diritti. Se non fatto il vento, chiudo la finestra, tra poco pioverà. Nessuno discute i tuoi diritti. Abituarsi al proprio studio, a un'aula, a colleghi rispettabili. Ed improvviso, di punto in bianco, ritrovarsi in questa cripta. Io voglio vivere. Io amo il successo, amo la notorietà, il rumore. E qui mi sento come a confine. Sentire gente stupida, ascoltare discorsi insignificanti. Ogni minuto rimpiangere il passato, aver paura della morte, seguire i successi degli altri. Non posso, non ho forza. E per giunta non mi si vuole perdonare la mia vecchiaia. Aspetta, abbi pazienza. Tra 5 e 6 anni sarò vecchio anch'io. Papà, tu stesso hai ordinato di chiamare il dottore e ora che è venuto, ti rifiuti di riceverlo. Non è delicato, abbiamo disturbato un uomo inutilmente. A che mi serve il tuo astro? Si intende di medicina come io di astronomia. Non si può convocare qui per la tua cotta un'intera facoltà di medicina. Questo mentecato non voglio nemmeno parlare. Come preferisci, per me è lo stesso. Che ora è? L'una. Si soffoca. Sonia, dammi le gocce. Stanno sulla tavola. Subito. Ma non queste. Non si può chiedere niente. Ti prego, non fare i capricci. Per
Uno forse ci prova questo, ma a me risparmiali per favore, non li amo. E poi non ho tempo, domattina devo alzarmi presto, c'è la falciatura. Si sta addensando un temporale. Caspita. Sonia, Enna, andate a dormire, sono venuto a darvi il cambio. Non mi lasciate da solo con lui. Mi stordirà con le sue chiacchiere. Ma bisogna dar loro un po' di riposo. Già da due notti non dormono. Loro vadano pure a dormire, ma anche tu ti prego, vattene. Ti ringrazio, ti supplico, in nome della nostra amicizia di prima, non protestare, converseremo dopo. Della nostra amicizia di prima? Di prima? Taci, zio Vania. Non mi lasciate da solo con lui, mi sto tirando le sue chiacchiere. La cosa sta diventando persino ridicola. Balia. Resti coricati, è già tardi. Il samovar è ancora sulla tavola, non posso coricarmi. Nessuno dorme, tutti sono sfiniti, solo io me la godo. Che c'è, tesoro? Ti fanno male le gambe? Anche a me ronzano, ronzano. E come? È una vecchia malattia la sua, vera Petronna? C'è tante nottate, se ne affliggeva, molto, ti voleva bene. Vecchi sono come i bambini, vogliono che qualcuno li compatisca, ma nessuno ha compassione dei vecchi. Mettiti a letto, tesoro, andiamo, luce mia. Ti farò bere un decotto di tiglio, ti massaggerò i piedini, pregherò Dio per te. Andiamo. Sempre se ne affliggeva, piangeva sempre. Tu sogni allora lì piccola e non capivi la cosa. Vieni, vieni tesoro. Sono estenuata a lottare con lui. Non mi reggo più in piedi. Lei con lui e io con me stesso. Da tre notti non dormo. Non c'è armonia in questa casa. Sua madre detesta tutto tranne i propri opuscoli e il professore. Il professore è irritato, non mi crede, ha paura di lei. Sonia ce l'ha col padre, ce l'ha con me e non mi rivolge la parola già da due settimane. Lei detesta mio marito e apertamente disprezza la propria madre. Io sono irritata ed oggi una ventina di volte mi è venuto da piangere. Non c'è armonia in questa casa. Lasciamo stare la filosofia. Lei, Ivania, è colto e intelligente e dovrebbe capire, mi sembra, che il mondo perisce non per i briganti o per gli incendi, ma per l'odio, per l'inimicizia, per tutti questi meschini litigi. Invece di brontolare, sarebbe meglio riconciliare tutti. Prima riconcili me con me stessa, mia cara. Mi lasci. Se ne va. Poco cesserà la pioggia e la natura rinfrescata avrà il respiro leggero. Solo a me non darà refrigerio temporale. Giorno e notte, un demone del focolare, mi soffoca il pensiero che la mia vita sia perduta senza rimedio. Non c'è un passato, è stato speso stupidamente in bagatelle e il presente è terribile per la sua assurdità. Che fa?
stesso perisco. Quando lei mi parla del suo amore, io stordisco e non so che dire. Mi scusi, non posso dirle niente. Buonanotte. Se lei sapesse come soffro al pensiero che accanto a me in questa casa perisce un'altra vita, la sua, che aspetta? Quale maledetta filosofia la trattiene? Mi capisca, mi capisca. Dania Ivan Petrovic, lei è ubriaco. Può essere, può essere. Dov'è il dottore? Di là, per notte in camera mia. Può essere, tutto può essere. Anche oggi ha bevuto, perché? Almeno un simulacro di vita, non me lo impedisca Elena. Prima non beveva mai e non parlava mai tanto. Vada a dormire, mia noia. Mia cara, meravigliosa. Lasci. È ripugnante tutto questo alla fine. Dieci anni fa la incontrai, la mia sorella, buon'anima. Aveva allora 17 anni, io ne avevo 37. Perché non ho chiesto la sua mano in sposa? Eppure era così possibile. Adesso sarebbe mia moglie. Adesso ci saremmo svegliati per il temporale. Sì, si sarebbe spaventata dei suoni, dei tuoni. Tra le mie braccia, sussurrandole, non aver paura, io sono qui. Oh, meravigliosi pensieri. Come sarebbe bello. Mi viene persino da ridere. Ma i pensieri mi si confondono nella testa. Perché sono vecchio? Perché non mi capisce? Retorica, la sua pigra morale, i suoi pigri insusi pensieri sullo sfacelo del mondo, tutto ciò mi è profondamente odioso. Come sono stato ingannato. Io idolatravo questo professore, questo ambito, signor Gotta. Ho lavorato per lui come un bue. Sonia e io abbiamo lavorato. Abbiamo spremuto gli ultimi succhi da questa tenuta. Come culacchi abbiamo fatto commercio di olio di lino, di giuncata, di piselli e ci siamo tolti il pane di bocca per raggranellare a copeca le migliaia da mandargli. Io ero fiero di lui, della sua scienza. Io vivevo, io respiravo per lui. Ogni suo scritto, ogni suo parolone mi sembravano geniali. In pensione, si vede il bel risultato della sua vita. Di lui non rimarrà nemmeno una pagina, è del tutto sconosciuto o nulla, una bolla di sapore. E io sono stato ingannato, lo vedo, stupidamente ingannato. Suona! Dottore, in casa dormono tutti. Suona! Sei solo? Non ci sono dame? Balla capanna, balla focolare, il padrone non ha dove posare. Il temporale mi ha svegliato. Una pioggerella notevole. Che ora è? Lo sogniamo. Come se avessi udito la voce di Elena Andreevna. Qui adesso. Splendida donna. Medicine. E quante ricette. Di ciacco e di mosca e di tula. Tutte le città ha infastidito con la sua vita. È malato o finge? È malato. E
Perché sei così malinconico? Ti fa pena il professore? Lasciami stare. O ti sei innamorato piuttosto della professoressa? È mia amica. Oh, già amica. Come si dire? Nei suoi rapporti con un uomo la donna passa per tre fasi consecutive. Prima è una conoscente, poi un amante, infine un'amica. Filosofia volgare. Come? Sì, bisogna riconoscerlo. Sto diventando volgare. Lo vedi? Sono anche ubriaco. Di solito bevo così solo una volta al mese. Quando mi trovo in un tale stato, divento sfrontato e insolente in sommo grado. Azzardo le più difficili operazioni e le faccio magnificamente. Disegno sconfinati progetti per il futuro. In quei momenti non mi pare più di essere un bislacco. E credo di poter arrecare un immenso beneficio al genere umano. In quei momenti, tutti voi, zii, mi sembrate coleotteri, microbi. Suona, patata! Amico mio, lo farei volentieri, con tutto il cuore per te, ma cerca di capire, in casa dormono. Suona! Bere bisognerebbe. Andiamo di là. In camera nostra deve essere rimasto del cognac. E quando si farà giorno andremo a casa mia. Ti va? Ho un assistente medico che non dice mai va, ma va. Un briccone matricolato. Ti va dunque? Sonia Alexandrovna, mi scusi, sono impresentabile. Zio Vanni ha di nuovo bevuto col dottore. Di lui si sa, ma tu perché? Alla tua età non si addice. L'età non c'entra. Quando manca l'autentica vita si vive di miraggi. Sembra meglio che niente. Il fieno è già stato tagliato. Piove ogni giorno e tu ti occupi di miraggi. Tu hai abbandonato del tutto l'azienda. Io lavoro da sola, sono sfinita. Zio, hai le lacrime negli occhi? Non quali lacrime, sciocchezze, no, non è niente. Mi hai guardato un'ora con lo sguardo di mia madre, mia sorella, la mia dolce sorella, chissà dove sarà adesso. Se sapesse. Che cosa, zio? Che cosa? Ho un peso sul cuore. Non mi sento bene. Niente, più tardi, niente. Vado di là. Dottore, non dorme? Un minutino solo. Subito. Ai suoi ordini. Lei beva pure se non le ripugna, ma la supplico, non lasci bere lo zio, mi fa male. Bene, non berremo più. Ora andrò a casa. Deciso. Prima che attacchino i cavalli sarà già l'alba. Piove. Ah, aspetta il mattino. Il temporale passa oltre, ci coglierà solo di sbieco.
Vado via. E, per favore, non mi chiami più per suo padre. Io gli dico gotta e lui reumatismi. Io lo prego di stendersi e lui sta seduto. Oggi poi non ha voluto nemmeno parlare con me. È viziato. Vuol fare uno spuntino? Volentieri. A me piace fare di notte uno spuntino. Nella credenza deve esserci qualcosa. È viziato. Nella sua vita, dicono, ha avuto un gran successo con le donne e le sue dame lo hanno viziato. Prende del formaggio. Oggi non ho mangiato niente. Ho solo bevuto. Ma il suo padre ha un carattere difficile. Posso? Qui non c'è nessuno. Si può parlare schiettamente. Sa, mi sembra che a casa sua non resisterei nemmeno un mese. Quest'aria mi soffocerebbe. Suo padre è ingolfato nella gotta e nei libri. Zio Vania con la sua ipocondria. Sua nonna e infine la sua matrigna. Matrigna? Nell'uomo tutto deve essere bello. Il viso, il vestiario, e l'anima, i pensieri. È bella, non c'è che dire, ma tutto il suo lavoro consiste nel mangiare, dormire, far quattro passi, incantarci con la propria bellezza e nient'altro. Per lei non ci sono doveri, per lei lavorano gli altri. Non è così. E una vita oziosa non può essere pura. Del resto può darsi io sia troppo severo nei riguardi della sua matrigna. Come zio Vania non sono soddisfatto della vita. Lui e Dio stiamo diventando dei brontoloni. Lei è insoddisfatto della vita. In complesso amo la vita. Ma la nostra vita provinciale, russa, filistea e quindi conformista, non posso sopportarla, la disprezzo con tutte le forze della mia anima. E per quanto concerne la mia propria vita, la personale, in verità non contiene assolutamente nulla di bello. Vede, se nel buio della notte cammini per la foresta e fra tanto in lontananza luccica una fiammella, non ti accorgi della stanchezza, né delle tenebre, né dei rami spinosi che ti colpiscono in viso. Io lavoro, lei lo sa, come nessun altro nel distretto. La sorte mi colpisce senza tregua. A volte soffro insopportabilmente, ma per me in lontananza non c'è una fiammella. Per me non aspetto più nulla. Non amo gli uomini. Da tempo non amo nessuno. Nessuno? Nessuno. Provo una certa tenerezza soltanto per la sua maglia, sotto l'influsso dei ricordi. I contadini sono molto monotoni, arretrati, vivono nel sudiciume. E con gli intellettuali è difficile intendersi. Stanca. I nostri buoni conoscenti hanno tutti idee meschine, sentimenti meschini. Non vedono più in là del proprio naso, semplicemente sono stupidi. E i più acuti, i più validi sono isterici, collusi dall'analisi, dalla riflessione. Si lamentano, odiano, calunniano sino a ferirti. Si avvicinano agli altri di fianco, ti guardano di traverso e decidono: oh, quello è un psicopatico, oppure quello è un ciarlone. E quando non sanno che etichetta attaccare alla mia fronte, allora dicono, è un uomo strano, strano. Io amo le foreste, è strano. Io non mangio carne, anche questo è strano. Non c'è più un rapporto immediato, puro, libero, con la natura e con gli uomini. No e poi no. No. La prego,
beva più. Perché? Le servisce così poco. Lei è fine. Ha una voce così soave. Dirò di più. Lei è bella. Come nessuno di tutti coloro che conosco. E allora perché vuoi somigliare alle persone ordinarie che bevono e giocano a carte? Non lo faccia. La scongiuro, la supplico. Non berrò più. Lei dice sempre che gli uomini non creano, ma soltanto distruggono ciò che è dato loro dall'alto. E allora perché vuol distruggere se stesso? Perché? Non lo faccia, la scongiuro, la supplico. Non berrò più. Mi dia la parola. Parola d'onore. Grazie. Basta. Vede? Sono ormai del tutto sobrio e resterò tale sino alla fine dei miei giorni. Continuiamo dunque. Io dico, il mio tempo è ormai passato, per me è tardi. Sono già vecchio, mi sono troppo affaticato, si sono affievoliti tutti i miei sentimenti e mi sembra che non potrei più affezionarmi a nessuno. Io non amo e non amerò più nessuno. Ciò che ancora mi avvince è la bellezza. Non mi lascia indifferente. Mi sembra che se Elena Andreevna volesse, potrebbe farmi girare la testa in un sol giorno. Ma questo non è amore, non è affetto. Chi c'è? Niente, a Quaresima un malato mi è morto sotto il cloroformio. Sarebbe tempo di dimenticarlo. Mi dica, dottore, se io avessi un'amica o una sorella minore e lei venisse a sapere che quella, mettiamo, l'ama, come prenderebbe la cosa? Non so, forse senza particolare entusiasmo. Le farei capire che non posso amarla. Del resto ho altro per la testa. Comunque se devo andare è già tempo. Addio Colombella, altrimenti non la finiremo sino al mattino. Passerò per il salotto se permette. Ho paura che suo zio mi trattenga. Non mi ha detto nulla. L'anima e il cuore di lui mi sono ancora nascosti, allora perché mi sento così felice? Gli ho detto, lei è bello, ha una voce così soave, forse a sproposito. La sua voce vibra, accarezza, la sento nell'aria. Se guardo la finestra mi appare il suo volto. Com'è terribile che io sia così brutta. E io lo so di essere brutta, lo so. Domenica scorsa, all'uscita della messa, ho sentito qualcuno parlare di me. E una donna ha detto, è buona, è generosa. Peccato però che sia così brutta. Passato. Che aria buona. Fai il dottore. Se n'è andato. Sonia. Che c'è?
Fino a quando mi terrà il broncio? Noi due non ci siamo fatte nulla di male. Perché essere nemiche? Finiamola. Io stessa volevo. Sul bando in auguri. Così. Papà, si è coricato? No, si è nel salotto. Noi due non ci siamo parlati per intere settimane, e Dio sa il perché. Viviamo la nostra riconciliazione. Beviamo. Dallo stesso bicchiere, è meglio. Allora, intesi, ci daremo del tu. Io stessa volevo fare pace, ma ne avevo vergogna. Che piangi? Niente. Così. Su, basta, basta. Che strano, anch'io mi sono messa a piangere. Tu, Sonia, te la prendi con me perché pensi che io abbia sposato tuo padre per calcolo. Se credi ai giuramenti, ti giuro che l'ho sposato per amore. Mi sono infatuata dell'uomo dotto e illustre. Non era autentico amore, era amore posticcio. Eppure allora mi parve fosse autentico. Non sono colpevole. Tu però dal giorno del nostro matrimonio non hai cessato di riprovarmi coi tuoi penetranti occhi sospettosi. Su, pace, dimentichiamo. Non bisogna guardare così, non ti si addice. Bisogna credere a tutti, altrimenti non si può vivere. Dimmi in coscienza, da amica, sei felice? No, lo sapevo. Un'altra domanda. Dimmi con franchezza, vorresti avere un marito giovane? Come sei bambina. Certo che vorrei. Su, chiedimi ancora qualcosa. Chiedimi. Ti piace il dottore? Molto. Ha un viso stupido, vero? Lui se n'è andato e quindi io continuo a sentire la sua voce, i suoi passi. Se guardo la finestra mi appare il suo volto. Lascia che io mi sfoghi, ma qui non posso parlare a voce alta, mi vergogno. Andiamo in camera mia a conversare. Ho un viso stupido, confessalo. Dimmi qualcosa di lui. Che cosa? È intelligente, sa tutto, può tutto. Cura gli uomini, pianta le foreste. Non di medicine, né di foreste si tratta. Mia cara, capisci? È un ingegno. Sai cosa vuol dire un ingegno? Audacia, libertà di pensiero, ampiezza di impulsi. Pianta un alberello e già presagisce che cosa ne verrà fuori tra mille anni. Già gli par di vedere in lontananza la felicità del genere umano. Uomini come lui sono rari, bisogna amarli. Egli beve, sa essere ruvido a volte, ma che c'è di male? In Russia un uomo di ingegno non può mantenersi puro. Pensa tu stessa che vita fa questo dottore. Fangola sprofondare sulle strade, geli, bufere di neve, spropositate distanze, gente rozza, selvaggia, d'ogni intorno malattie, povertà. E in una tale situazione, per chi vive e lavora di giorno in giorno, è difficile conservarsi fino a 40 anni puro e sobrio. Personaggio seccante, episodico. E nella musica, in casa di mio marito, in tutte le mie storie, dappertutto, io sono stata soltanto un personaggio episodico. Insomma, Sonia, a pensarci bene, io sono molto, molto infelice. Per me non esiste la felicità in questo mondo. No. Perché?
perché ridi? Sono così felice, e io voglio di suonare, vorrei suonare qualcosa adesso. Suona, non posso dormire. Adesso? Tuo padre è ancora sveglio, quando sta male la musica lui irrita. Vai da lui. Se non ha nulla in contrario, suonerò. Vado a mandarlo. Subito. È tanto tempo che non suono. Suonerò e piangerò. Piangerò come una sciocca. Non si può. Il professor si è degnato di esprimere il desiderio che tutti noi ci si riunisca oggi in questo salotto, verso l'una. Manca un quarto all'una. Vuol rivelare qualcosa al mondo. Si tratta di affari, probabilmente. Lui non ha affari. Scrive scempiaggini, brontola, fa il geloso, nient'altro. Zio. Va bene. Cammina e barcolla dalla pigrizia. Molto grazioso, molto. Lei invece ronza tutto il giorno. Ronza sempre. Non si stanca mai. Io muoio dalla noia, non so che fare. C'è poco lavoro forse. Magari ne avessi voglia. Per esempio? Occupati dell'azienda, istruisci, cura, è poco. Quando tu e papà non eravate qui, zio Vania e io andavamo noi stessi al mercato a vendere la farina. Non è cosa mia. E poi non mi interessa. Solo nei romanzi ideologici si istruiscono e curano i contadini. Ma io come potrei di punto in bianco mettermi d'improvviso a curarli e istruirli? Io non capisco perché non potresti andare fra loro e distruirli. Aspetta. E ti abituerai. Non ti annoiare, mia cara. Tu ti annoi. Non trovi un'occupazione. E la noia e l'ozio si contagiano. Guarda. Zio Vania non fa più nulla e ti viene dietro come un'ombra. Io ho abbandonato le mie faccende e corro da te a chiacchierare. Sono impigrita, non posso. Il dottore, prima veniva da noi molto di rado, una volta al mese era difficile smuoverlo. Ed ora viene qui ogni giorno, trascurando le sue foreste e la medicina. Devi essere un'incantatrice. Perché si strugge su, mia cara, splendore, si assaggia. Nelle sue vene scorre sangue di sirena, sia dunque sirena, si abbandoni almeno una volta nella vita. Si innamori al più presto, si nei capelli di un bel tritone, tuffi a capofitto nel vortice, lasciando sbigottiti al professore e noi tutti. Mi lasci in pace. È una crudeltà. Su, gioia mia, e va bene, chiedo scusa. Pace. Anche un angelo perderebbe la pazienza, ne convenga. In segno di pace e di concordia. Preparato stamattina per lei. Rose da
già settembre. In qualche modo passeremo qui l'inverno. Dov'è il dottore? Nella camera di zio Vania. Sta scrivendo qualcosa. Sono contenta che zio Vania sia uscito. Devo parlarti. Di che cosa? No. Quando una donna è brutta, allora le dicono, lei ha gli occhi belli, ha dei capelli bellissimi. Sono 6 anni che lo amo. Lo amo più di quanto amassi mia madre. E guardo la porta. Aspetto. Mi sembra sempre che stia per entrare. Ed ecco, vedi, vengo sempre da te a chiacchierare di lui. Ora viene qui ogni giorno, ma non mi guarda, non mi vede. Non ho alcuna speranza, no. No. Dio, dammi forza. Tutta la notte ho pregato. Sovente mi accosto a lui. Gli rivolgo la parola io stessa. Lo guardo negli occhi. Non ho più orgoglio né forza di dominarmi. Non ho potuto resistere e ieri ho confessato a zio Vania che amo il dottore. Tutta la servitù sa che io lo amo. Lo sanno tutti. E lui? No. Non si accorge di me. Lasciatemi parli io, con cautela, per allusioni. In verità, sino a quando restare nell'incertezza. Acconsenti? Benissimo. Ama o non ama, non è difficile saperlo. Non turbarti, colombella, non darti pensiero, lo interrogherò con cautela. Non se ne accorgerà nemmeno. A noi occorre solo sapere sì o no. Se no che non venga più qui, non ti pare? Meglio se non lo vedrai. Non andremo per le lunghe, lo interrogheremo subito. Egli si proponeva di mostrarmi dei disegni. Va a dirgli che desidero vederlo. Mi direi tutta la verità? Sì, certo. Mi sembra che la verità, qualunque possa essere, non sia così terribile come l'incertezza. Confida in me, colombella. Sì. Sì, gli dirò che vuoi vedere i suoi disegni. C'è niente di più.
peggio che conoscere il segreto di un'altra persona e non poterla aiutare. Egli non è innamorato di lei, è chiaro. Ma perché non potrebbe sposarla? È brutta, ma per un dottore di campagna della sua età sarebbe un'ottima moglie. Così buona, così pura. No, non è questo il problema. Io la capisco, questa povera ragazza, in mezzo alla noia disperata, quando invece di uomini grigie macchie ti girano intorno, si sentono solo volgarità. Talvolta arriva lui, non simile agli altri, bello, interessante, piacevole, così come in mezzo alle tenebre spunta la limpida luna. Cedere al fascino di un simile uomo, stordirsi. Anch'io, mi sembra, me ne sono un poco invaghita. Sì, senza di lui mi annoio e sorrido se penso a lui. Zia Vania dice che nelle mie vene scorre sangue di sirena. Si innamori almeno una volta nella vita. Chissà, sarebbe forse necessario spiccare il volo come un libero uccello, allontanandosi da tutti voi, dalle vostre fisionomie sonnolente, dalle conversazioni, dimenticare che voi esistete al mondo. Io sono pusillanime, timida. Mi rimorderebbe la coscienza. Viene qui ogni giorno, intuisco perché viene, già mi sento colpevole. Sono pronta a cadere in ginocchio dinanzi a Sonia, a chiederle scusa, a piangere. Buongiorno. Voleva vedere la mia pittura? Mi aveva promesso di mostrarvi i suoi lavori. È libero? Certamente. Dov'è nata? A Pietroburgo. E ha studiato? Al conservatorio. Allora questo non mi interessa. Perché? È vero che non conosco la campagna, ma ho letto molto. In questa casa ho un mio tavolo, in camera di bagno. Quando sono spossato, sono in pieno abbruttimento, lascio tutto e corro qui. E mi trastullo con questa roba un'ora, due. Vania e Sonia fanno i conti sul pallottoliere ed io seguo a quanto loro il mio tavolo, il destriccio. E ho caldo, la pace. E il grillo stride. Ma questo piacere me lo concedo non spesso. Una volta al mese. Ora guardi qui. È il quadro del nostro distretto com'era 50 anni addietro. Il verde scuro e il verde chiaro disegnano le foreste. Metà di tutta la superficie è occupata da foreste. Là, dove sul verde si posa un rosso reticolo, un tempo vagavano gli alci, le capre. Io indico insieme la flora e la fauna. Su questo lago vivevano cigni, oche, anatre. E come dicono i vecchi, ogni ragione di uccelli, un visibilio, fittissimi, volavano a nuvoli. Vede, oltre ai borghi e ai villaggi sono disseminati qua e là cascinali, poderi, eremi miscismatici, mulini ad acqua. C'erano molti bovini e cavalli. Lo si vede dall'azzurro. In questa circoscrizione, ad esempio, è spalmato un azzurro più denso. Erano intere mandrie. All'incirca ogni masseria ha tre cavalli.
Ora guardiamo qui in basso. Com'era 25 anni addietro? Qui ormai dalle foreste ho perso solo un terzo di tutta la superficie. Non vi sono più capre, ma restano gli alci. Il verde e l'azzurro sono già più pallidi, così via e così via. Passiamo alla terza parte, il quadro del distretto al presente. Il verde persiste in qualche punto, ma non più tanto compatto, piuttosto a macchie. Sono scomparsi anche gli alci, ed i cigni, ed i galli cetroni. Dei cascinali, dei poderi, degli eremi, dei mulini di prima non v'è più traccia. In complesso, un quadro di progressivo e innegabile decadimento al quale, evidentemente, non mancano che 10 anni o 15 per diventare totale. Lei dirà che qui sono in ballo gli influssi della cultura, che la vecchia vita naturalmente doveva cedere il posto alla nuova. Sì, lo capisco. Se al posto di queste foreste devastate passassero strade, ferrovie, se vi fossero officine, fabbriche, scuole, il popolo sarebbe più sano, più ricco, più intelligente, ma qui nulla di simile. Il distretto ha sempre le stesse paludi, le stesse zanzare, le stesse impraticabili strade, miserie, tifo, difterite, incendi. Siamo di fronte a un decadimento dovuto a una troppo gravosa lotta per l'esistenza. Questo decadimento deriva da inerzia, da insipienza, da assoluta mancanza di consapevolezza, perché raggricciato dal freddo, affamato, malato, uomo, per salvare qualche vestigio di vita, per conservare i suoi figli, istintivamente, inconsciamente si aggrappa a tutto ciò con cui sia possibile saziare la fame, riscaldarsi, distrugge tutto, senza pensare al domani. Distrutto è ormai quasi tutto, ma in cambio non si è creato ancora nulla. Dal suo volto vedo che questo non la interessa. Ci capisco così poco. Non c'è nulla da capire, semplicemente non la interessa. Parlando con franchezza, ho altro per la testa, mi scusi. Devo farle un piccolo interrogatorio e non so come cominciare, sono confusa. Un interrogatorio? Sì, un interrogatorio, ma abbastanza innocente. Sediamoci. Si tratta di una giovane persona. Parleremo da gente onesta, come amici, senza infingimenti. Parleremo e dimenticheremo quel che ci siamo detti, d'accordo? D'accordo? Si tratta della mia figliastra, Sonia. Le piace? Sì, la stimo. Le piace come donna? Ancora due o tre parole ed ho finito. Non si è mai accorto di nulla? Di nulla? Lei non la ama. Lo vedo nei suoi occhi. Eppure, ella soffre. Cerchi di capire e la smetta di venire qui. Tempo è ormai passato. E non ho avuto mai un momento. Ma quando del resto? Che sgradevole conversazione. Ansimo, come se avessi trascinato sulle spalle 1000 chili. Grazie a Dio è finita.
dimentichiamo, come se non avessimo parlato affatto e se ne vada. Lei è un uomo intelligente, cerchi di capirlo. Sono diventata persino tutta rossa. Se me lo avesse detto uno o due mesi addietro, avrei magari potuto riflettere. Ma adesso... Certo, se Sonia soffre... Una sola cosa però non capisco. Perché ha sentito il bisogno di farmi questo interrogatorio? È scaltra lei. Che significa? Scaltra. Ammettiamo che Sonia soffra. Di buon grado lo ha detto. Ma a che scopo questo suo interrogatorio? Permetta, non faccia quel viso attonito. Lei sa perfettamente perché io vengo qui ogni giorno. Perché e per chi io vengo, lo sa perfettamente. Mia predatrice, non mi guardi così. Sono una vecchia voce. Predatrice. Non ci capisco nulla. Bella farina piumosa. Ha bisogno di vittime. Un mese intero non faccio più nulla, ho abbandonato tutto. Cerco lei avidamente. E questo le piace da morire. Bene? Che vuole? Io sono vinto. Lo sapevo anche senza interrogatorio. Mi arrendo che prenda di voi. Lei è impazzito. Lei è... Io sono migliore e più nobile di quanto lei pensi. Oggi andrò via. Non verrò più qui. Ma dove ci vedremo? Lo dica presto, dove? Potrebbero entrare, lo dica presto. E giuro. Un bacio, almeno baciare i suoi capelli odorosi. E giuro. Perché giurare? Non c'è bisogno di giurare. Non c'è bisogno di superflue parole.
Oggi, illustrissimo Vania, il tempo è discreto. Al mattino era nuvolo come se dovesse piovere. Ed ora c'è il sole. A dire il vero abbiamo avuto un bel autunno. E i seminati carmini. Non c'è male. Solo che i giorni si sono accorciati. Si adoperi. Eserciti tutto il suo influsso, perché io e mio marito ce ne andiamo di qui oggi stesso. Mi sente oggi stesso? Ah, sì. Bene. Io, Elena, ho visto tutto. Tutto. Mi sente? Io devo partire di qui oggi stesso. Dove sono gli altri? Non amo questa casa. È un labirinto. 26 stanze enormi. Ci si disperde da ogni lato e non si trova mai nessuno. Chiamate Maria Vasilievna e Elena Andreevna. Io sono qui. Vi prego, signori, sedetevi. Prego. Appendete, per così dire, le vostre orecchie al chiodo dell'attenzione. Io non sono forse necessario, posso andare. No, vai. Tu sei il più necessario di tutti. Cosa vuole da me? Vuole. Perché sei in colpa? Se sono colpevole verso di te, scusa. Ti prego. Smettila con questo tono. Veniamo al concreto. Che cosa ti occorre? Ecco anche mamma. Io comincio.